Kitty Cats! Siamo dolci gattini! Io lo sono di più! Mi wow! Cookie, Chicca e Budino erano emozionati per un nuovo progetto. Cos'è questo rumore? Sembra una balena. È papà! Ciao, piccoli! Vogliamo fare un film, ma non sappiamo come! Avete bisogno di un regista, uno sceneggiatore e un cameraman. E chi sarebbero? Allora, lo sceneggiatore inventa la storia. Il regista dice agli attori cosa fare. E il cameraman filma tutto con la telecamera. A me piace inventare le storie. A me piace dire agli altri cosa fare. Non mi resta che fare il cameraman. Il problema è che non ho la telecamera. Non ti serve, oggi i film si possono fare con il cellulare. Mamma, indovina, faremo un film! Per favore, ci presteresti il tuo cellulare? Ci serve per filmare. Certamente, però non perdetelo. Siamo pronti! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Un giorno, mamma e papà fecero a Cookie, Chicca e Budino un bel regalo con cui giocare a fare finta. Piccoli, guardate cosa abbiamo per voi. Evviva! C'è il termometro! Anche delle lunghe bende! E un bel cappello! E tutto il necessario per avviare il vostro studio medico e giocare al dottore! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Io faccio la dottoressa! No, voglio farlo io il dottore! Anch'io! Sì, ma se tutti e tre facciamo i dottori, dove li andiamo a prendere i pazienti? I nostri amici potrebbero fare i pazienti! Giochiamo al dottore. Qualcuno di voi si sente male? Sì, sì, io sto molto male. Facciamo visite a domicilio, prendiamo alcune medicine e arriviamo da voi. La marmellata. Forse l'hai lasciata da qualche parte. Magari salterà fuori un giorno o l'altro. Forse quando avremo 100 anni. Ma io Miss Kitty Lou la voglio adesso, non fra 100 anni. Se il famoso detective Gatto Holmes fosse qui, ci aiuterebbe a trovarla in un battibaleno. Ho letto tante storie e conosco il suo super mega arguto metodo deduttivo. Significa che devi pensare moltissimo alla cosa che hai perso e poi andare a cercarla. È il metodo più geniale che ci sia per cercare le cose. È elementare. Tanto è tutto inutile, lui esiste soltanto nei libri, come facciamo? Beh, ma anche noi possiamo diventare grandi detective e trovare Miss Kitty Lou. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Ehi, che cosa ci fa qui questo filo? Oh, quello è un cappello di Miss Kitty Lou! Guardate, lì ce n'è un altro! I gattini detective seguirono la scia dei fili. Trovata! Allora il colpevole nel caso della bambola scomparsa è la mamma! Il ritorno del postino fu accolto con gran piacere. Oh, Chicca, Cookie, Budino, mi sono caduti dei pacchi dal furgone. Non è che li avete visti per caso? Oh, ma quello è uno dei pacchi. Ma certo, li abbiamo trovati noi. E li abbiamo consegnati ai legittimi proprietari. Oh, grazie infinite, gattini. Cominciavo quasi a temere di averli persi per sempre. Però non siamo riusciti a capire perché ha questo pacco. Beh, se l'etichetta è sbiadita, utilizziamo il numero sul lato. È il pacco numero 125. Ecco l'indirizzo. Andiamo a consegnare il pacco! Evviva! Bene, siamo arrivati. Oh, ma quella è la nostra casa! Sì, è proprio lei. Ed è anche il luogo in cui va consegnato il pacco. Ci sta dicendo che abbiamo consegnato un pacco a noi stessi. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Abbiamo un libro sulla principessa e un libro sui pirati e per finire l'enciclopedia dei funghi. Non voglio sentire un'altra storia che parla di principesse, non ne posso più! E io non voglio sentire un'altra storia sui pirati! Ma il libro sui funghi vi va bene! Oh no, ancora quel libro sui funghi! Voi tre dovreste unirvi e scrivere un libro che parli di una principessa, di pirati e di funghi! Sì, come fanno i veri scrittori! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La principessa, i pirati e il fungo di mare! Una bellissima storia! Dopo il delizioso pranzetto, il papà stampò una copia della Principessa, il Pirata e il Gigantesco Fungo di Mare, un libro scritto dai dolci gattini. Aiutate! Mamma, papà! Lo zio Muffin si sta comportando veramente male! Ah, dici davvero, Chicca, un po' come si sono comportati ieri dei gattini che conosco? Chi? Parlando di noi tre, non è vero? Cosa?
Ma non mi dire, io non voglio essere come lo zio Muffin. Neanch'io voglio essere come lui. A quanto pare avete imparato la lezione. È per questo che ho interpretato il mio ruolo. Dovete sapere che lo zio Muffin è un bravissimo attore. Lo abbiamo invitato qui per mostrare a voi tre che cosa significa comportarsi male. Ovviamente nella vita reale lo zio Muffin non è per niente così. Anzi, sono il contrario. In realtà io ascolto sempre gli altri e sono molto educato e responsabile. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Un giorno i dolci gattini decisero di dar vita a un circo tutto loro. Io farò le acrobazie con la mia bicicletta. Io l'equilibrista sulla corda. E io voglio fare il clown. E io farò il giocoliere. E io il prestigiatore. E io... voglio anch'io camminare sulla corda come un acrobata. Ma abbiamo già Tortina che lo farà. Non potete camminare tutte e due sulla corda allo stesso tempo. Vi dareste fastidio a vicenda. Allora, cosa posso fare? Beh, è semplice. Tu potresti fare da assistente al mago Nerino. Ma a Nerino piace spaventare gli altri e io non voglio tirar fuori dal cilindro delle cose disgustose come un insetto. Io so di chi abbiamo bisogno, di un addestratore di animali. Oh, ecco, posso fare quello. Bene, e ora prepariamo lo spettacolo, uno spettacolo che sicuramente sarà... Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! L'allarme antincendio! C'è un incendio nella casa sull'albero! Andiamo, gattini pompieri! Qualcuno mi aiuti! Il fuoco è stato spento e sono tutti salvi! Bravi, avete fatto un ottimo lavoro, gattini. È evidente che vi siete allenati molto. E vi siete guadagnati i distintivi speciali degli allievi pompieri. Un giorno diventerete tutti degli ottimi gatti pompieri. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini impararono tante cose alla stazione dei pompieri e giocando a fare i vigili del fuoco si divertirono veramente un mondo. Costruiamo un'astronave per volare in casa! Con la scatola dei gomitoli della mamma, i gattini fecero il corpo dell'astronave. Trovarono dei cartoncini per fare le ali. Poi presero un imbuto, una frusta, alcune ciambelle e attaccarono tutti questi pezzi alla scatola. Alla fine, la loro astronave era pronta per volare. Qui è il vostro capitano spaziale. Preparatevi tutti per il decollo. Qui è il navigatore dell'astronave. Siamo pronti a decollare. Astronave, qui è il meccanico. Avvio il motore, signore. Stiamo volando! C'è una tempesta di comete davanti a noi. Due mostri spaziali! Mammina, papino! Il mattino dopo, il papà diede ai gattini dei cappelli speciali e li accompagnò al sito archeologico. Qui c'è tantissima terra da scavare! Mi sa che siamo arrivati troppo presto. Forse l'archeologo sta ancora dormendo. In realtà non mi sono neanche coricato. Buongiorno, giovanotti. Che cosa posso fare per voi? Buongiorno, signore. Questi giovani gattini vorrebbero diventare archeologi e sono venuti qui ad aiutarlo a scovare oggetti antichi. Ma che idea meravigliosa. Siete pronti a lavorare duramente e ad essere molto, molto pazienti? Allora potete iniziare dall'8-3. Lì non ho ancora eseguito nessuno scavo. Fantastico! Vada pure, giovanotto, e buona fortuna! I gattini scavarono con pazienza per molto tempo, ma non trovarono niente.